perché vogliamo entrare in un clima di meditazione, di riflessione, ed è necessario riportare ciascuno di noi dentro, perché forse siamo ancora fuori. E allora, se vogliamo fare un canto, prima di dare un breve insegnamento, perché l'insegnamento lungo, come diceva San Francesco di Sales, il primo quarto è degli ascoltatori, il secondo quarto è delle serie, il terzo quarto è del diavolo, perché la gente si irrita, recepisce quello che viene detto nel primo quarto. Nel secondo quarto ci sono le serie ad ascoltare, nel terzo quarto è il diavolo che mette così in subbuglio le persone, perché il predicatore si dilunga. Ma noi non siamo di queste, possiamo anche recepire fino a mezz'ora, ma non oltre. E allora un bel canto. Canto 132. Io ti prego, dammi l'unzione questa mattina, perché la tua parola
riscaldata dallo Spirito, unta dallo Spirito, possa penetrare e risiedere nei cuori dei miei fratelli. Gesù è in viaggio verso Gerusalemme. Gli apostoli parlano tra di loro e il discorso verge su chi è il più importante tra di loro, il primo tra di loro. Ognuno vantava dei diritti di preminenza. Gesù li sorprende e dice: ma di che cosa parlavate lungo il viaggio? Di che cosa state discutendo? E gli apostoli dicono: chi sia il primo tra di noi? E allora Gesù dà un primo insegnamento. Tra i capi delle nazioni è così: il primo domina sugli altri. Ma tra voi non è così, non può essere così. Chi è il primo sia l'ultimo, chi è il maggiore sia il minore, chi è a capo deve servire. Questa è la nuova legge del mio regno. E mogi gli apostoli recepiscono questi insegnamenti del Signore lungo il viaggio. E si arriva a Gerusalemme, siamo alla vigilia della passione e morte. Gesù tiene l'ultimo discorso, l'ultimo insegnamento del capitolo tredicesimo di Giovanni, dove conferma quanto ha detto lungo il viaggio con l'esempio suo, quando deposto le vesti, prende un catino, un asciugatoio e lava i piedi dei discepoli e poi siede e dice: avete visto quello che io ho fatto? Se io maestro e signore ho lavato a voi i piedi, fate così anche tra di voi. Chi è il primo, io sia l'ultimo. E insegna la legge della sottomissione, la legge dell'ultimo posto. Ed è qui che innesta il grande precetto dell'amore. Questo è il comandamento ultimo che io vi do: amatevi gli uni gli altri. E questo amore gli uni per gli altri è il servirci gli uni gli altri e stare all'ultimo posto. Ma vorrei che qualcuno di voi, una donna, venisse e leggesse attentamente le parole del Vangelo secondo Giovanni. Avanti. Della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Gesù Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro: non mi laverai mai i piedi.
Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti. Sapeva infatti che chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete mondi. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi. Abbiamo ascoltato la parola di Gesù. Lavarci i piedi gli uni gli altri, però debbono essere i capi a lavare i piedi ai propri fratelli ed essere gli ultimi, sedere all'ultimo posto. Io voglio innestare il breve insegnamento su queste due parole: mutua sottomissione, da cui sboccia la carità, e autonomia, da cui sboccia l'avversione, la superbia. L'autonomia, il credersi superiore e indipendente, il mettersi sopra gli altri, è opera del diavolo. Il primo a dire: io faccio da me stesso, io sono superiore agli altri, io non voglio essere il servo, non serviam, non farò il servo. Fosse anche di Dio, non voglio servire Dio, fu Satana il quale portò in questo mondo il non serviam nei primi progenitori nostri, Adamo ed Eva. E questo veleno ha inoculato negli uomini l'autonomia, cioè il fare da sé, il non servire, è opera del maligno ed è frutto della superbia, crea divisione dagli altri. Attenti a questo veleno che il maligno può inoculare dentro di noi e può fare serpeggiare nei gruppi. L'autonomia porta alla divisione degli altri, a fare per conto proprio e a separarsi. Separarsi dalla comunità, separarsi dagli altri, scegliere altre vie, come la via del maligno, dove c'è sete di autonomia, sete di far da sé, sete di agire per conto proprio. Della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Gesù Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, e che era venuto da Dio e a Dio ritornava,
si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti che chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete mondi». Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi». Abbiamo ascoltato la parola di Gesù. Lavarci i piedi gli uni gli altri, però debbono essere i capi a lavare i piedi ai propri fratelli ed essere gli ultimi, sedere all'ultimo posto. Io voglio innestare il breve insegnamento su queste due parole: mutua sottomissione, da cui sboccia la carità, e autonomia, da cui sboccia l'avversione, la superbia. L'autonomia, il credersi superiore e indipendente, il mettersi sopra gli altri, è opera del diavolo. Il primo a dire: «Io faccio da me stesso, io sono superiore agli altri, io non voglio essere il servo, non serviam, non farò il servo». Fosse anche di Dio, non voglio servire Dio, fu Satana il quale portò in questo mondo il non serviam nei primi progenitori nostri, Adamo ed Eva. E questo veleno è inoculato negli uomini: l'autonomia, cioè il fare da sé, il non servire, è opera del maligno ed è frutto della superbia, crea divisione dagli altri. Attenti a questo veleno che il maligno può inoculare dentro di noi e può fare serpeggiare nei gruppi. L'autonomia porta alla divisione degli altri, a fare per conto proprio e a separarsi. Separarsi dalla comunità, separarsi dagli altri, scegliere altre vie, come la via del maligno, dove c'è sete di autonomia, sete di far da sé,
sete di agire per conto proprio anche sotto il velo dell'ispirazione, sotto il velo di una parola udita da Dio, sono i tranelli che fa Satana, va dietro il maligno e digrega e va verso la rovina, e chi lo segue va dietro di lui e si rovina. Altra è l'autonomia del pensiero. Quando uno può anche pensare diversamente, ma altra è l'autonomia disciplinare. Se siamo insieme, dobbiamo disciplinarmente essere congiunti gli uni agli altri come membri di un unico corpo. Non c'è un braccio che operi per conto proprio, né un piede che cammini da solo, ma il braccio e il piede hanno una funzione quando sono congiunti col corpo e riceve una vita dal centro, dall'anima che è nel corpo. Noi siamo il corpo di Cristo e l'anima nostra è lo Spirito Santo. Chi agisce, il capo, è Cristo. Ricordiamoci di questo. Chi si separa da Cristo. Chi va per conto proprio non segue lo Spirito Santo, ma segue lo spirito del maligno. Possiamo cadere in inganno, ma il Signore ce lo dice chiaramente: siate sottomessi gli uni agli altri. E così adempirete la legge di Cristo. Andiamo adesso a Gesù. Come ho fatto io, fate così anche voi. Egli, pur essendo figlio di Dio, umiliò se stesso, facendosi servo, servo obbediente, fino alla morte, e alla morte di croce. E per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che ha di sopra di ogni altro nome. Egli umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte. L'insegna di Gesù è l'umiltà, con cui corregge la superbia di Satana, e l'obbedienza, con cui corregge la disobbedienza di Satana. Per questo, quando è venuto in questo mondo, come dice l'Apostolo agli Ebrei, egli dice: Padre, sul rotolo del libro è scritto che io faccia la tua volontà. Per questo mi ha dato un corpo, perché io te lo offro. E mi ha dato le orecchie, me le hai forate, perché io ascolti la tua parola e la metti in pratica. Gesù è in uno stato di obbedienza, sempre. Un'obbedienza intima, profonda, un'adesione di mente, di cuore, di vita. Quello che piace a Lui, io faccio sempre. Fratelli e sorelle, non ci inganniamo. Siamo dalla parte del maligno o dalla parte di Cristo Signore? L'obbedienza, la sottomissione reciproca. Ce la accenna l'Apostolo Paolo, ce lo inculca nella lettera agli Efesini, nella lettera ai Filippesi: siate sottomessi gli uni agli altri. Così adempirete la legge di Cristo. Chi è il primo, sia l'ultimo. Chi è il primo, scomparisca. Faccia comparire gli altri. Questa è la legge di Cristo. Credere che gli altri siano superiori a noi stessi e metterli avanti, farli comparire. Questo vale soprattutto per il pastorale.
che deve scomparire. Questa è la legge del pastorale, scomparire. È una parola cruda, ma è questa. Cioè, deve essere come il sale, che deve condire, preservare dalla corruzione, ma non si vede. Quando facciamo la salamoria e mettiamo le olive sono insaporite, ma il sale non si vede. Quando si cuoce la pasta, si mette il sale non si vede. Nell'un caso e nell'altro, ecco la funzione del sale, preservare dalla corruzione, insaporire quello che si deve mangiare. Questa è la legge che vige tra di noi, la legge del scomparire, agire e scomparire. E questa è la legge di tutti quelli che vogliono camminare nella via dello Spirito. È la legge tutta nostra, che è la legge dell'amore. Cos'è la legge dell'amore? La legge dell'amore è preferire l'altro, è vivere per l'altro, è mettere in auge l'altro, è valorizzare l'altro. Questa è la legge dell'amore. Dicevano gli antichi nostri padri, nemo vivit aliis nisi moriatur sibi, ma nessuno può vivere per l'altro se non muore se stesso. E allora, ecco, vivere per gli altri, questa è la legge dell'amore. Mettere in primo piano l'altro, sottomettendosi all'altro. Gesù sceglie nell'ultima cena l'ultimo posto nella scala dei servi. C'era l'ultimo gradino, anche i servi erano distinti in categorie, i servi che servivano alla mensa del padrone, i servi che accudivano la sua biancheria, i servi che guidavano i cavalli. Poi l'ultimo gradino era il servus ad pedes hospite, cioè il servo che lava i piedi all'ospite, il servo che lava i piedi. E Gesù sceglie quest'ultimo posto e ci dice: come ho fatto io, così fate anche voi. Chi vuole essere il primo nel mio regno sia l'ultimo. Stabilisce così la legge dell'umiltà, legge di carità, legge di umiltà, legge di obbedienza, che dobbiamo praticare, fratelli e sorelle, tutti, se vogliamo vivere secondo lo Spirito. Umiltà, obbedienza, carità. La carità poggia su queste due ruote, umiltà e obbedienza, e la legge dell'amore. Io non aggiungo altro, ma vorrei che Cristo Gesù fosse davanti a noi e vorrei che prendessimo come esempio Cristo sempre davanti ai nostri occhi e conservare così l'unità. L'unità si conserva quando ci serviamo gli uni gli altri, quando lavoriamo perché gli altri emergano e noi scompariamo. Allora è in questo mutuo servizio che noi diventiamo una cosa sola e diventiamo potenti in Cristo Signore. Rileggiamoci il testo della lettera agli Efesini: un solo corpo, un solo spirito, un solo battesimo,
una sola fede, un solo Signore, un solo Padre, che è in tutte, ha di sopra di tutte e opera in tutte. Lasciamo il primo posto al Padre, il quale Padre ci dà esempio di umiltà meravigliosa. Io mi meravigliavo quando leggevo la preghiera di San Francesco. Ricordate la preghiera di San Francesco? Signore, tu sei l'onnipotenza. Signore, tu sei l'eternità. Signore, tu sei la sapienza. Signore, tu sei l'umiltà. E non potevo capire. Onnipotenza, e lo capisco. Eternità, e lo capisco. Sapienza, lo capisco. Ma umiltà perché? Eppure San Francesco, illuminato dallo Spirito, vedeva l'umiltà in Dio, l'umiltà del Padre. Per questo il Padre, volendo scegliere una madre per il suo figlio che si umiliava, facendosi uomo, scelse Maria, l'umile creatura, e trasferì in Maria, nostra madre, tutta la sua carica di umiltà. Per questo il figlio, che prende tutto dal Padre, si umiliò fino alla morte, appunto perché il Padre è umile. Humus significa terra, ha amato l'uomo, si è spossessato di sé e si è fatto rappresentare sulla terra dal figlio. Il Padre è umile e ci insegna l'umiltà. Chi è umile rassomiglia a Dio, rassomiglia a Cristo, rassomiglia a Maria. Ed è nell'amore, perché la massima espressione dell'umiltà è l'amore. Per questo Dio è umile, perché ama. Chi ama annulla se stesso, come il Padre. Il Padre tutto dona se stesso al figlio, perché il figlio viva. E il figlio tutto dona se stesso al Padre, perché il Padre viva. Ed è questa opera dello Spirito. Lo Spirito si annulla, non ha un nome. Spirito Santo glielo diamo noi, ma non ha un nome. Ha perduto il nome. Il Padre e il Figlio si amano, ed è il bacio, è il bacio del Padre e del Figlio. E questo bacio fa sì che il Padre vive nel Figlio, e il Figlio vive nel Padre e per il Padre. Il Figlio non vive per se stesso, il Padre non vive per se stesso, ma vive per il Figlio. E una volta che il Figlio si è incarnato e ha preso su di sé tutti gli uomini, il Padre è il più grande e umile, perché nel Figlio serve tutti noi, serve tutti noi. Quando Gesù dice: io che sono il primo mi faccio l'ultimo, lo diceva anche del Padre. Il Padre, pur essendo il primo, si fa l'ultimo, perché si annulla nel Figlio, trasferisce al Figlio tutto per amore nostro, perché noi viviamo, perché noi abbiamo la vita. Vedete come le cose cambiano quando parliamo di Dio onnipotente, di Dio grande, di Dio meraviglioso. Guardate adesso il diavolo superbo. Disobbedisce, si crede il primo, si separa, non fa vivere Dio, e quando scende in mezzo agli uomini o scende nei nostri gruppi, mette la superbia. Con la superbia mette la disgregazione
quella disgregazione mette lo sviamento, ognuno se ne va per conto proprio, faccia da me, è in opera il maligno. Non vi illudete, ci possono essere anche dei motivi inventati dal maligno, di una maggiore spiritualità, di una maggiore santità, di un disprezzo dell'ambiente in cui si vive, ma è all'opera il maligno. Quando c'è disgregazione, quando c'è superbia, quando c'è voler fare da sé, quando non si vuole sottostare gli uni agli altri, perché si adempia la legge di Cristo. La legge di Cristo è essere sottomessi gli uni agli altri. La legge di Satana è essere superiore gli uni sugli altri. La scelta spetta a noi. E allora, fratelli e sorelle, noi iniziamo un nuovo anno che deve essere all'insegna dell'amore. L'amore che ci insegna ad essere umili e obbedienti, a sottostare gli uni agli altri e nell'essere contenti quando veniamo misconosciuti o valutati per nulla. È bella quella frase dell'imitazione di Cristo: ama ne sciri e ti pronigra a reputare. Ama di essere sconosciuto, di essere non considerato e di essere ritenuto un buono a nulla. Cioè, si contenta quando c'è questo. Invece noi siamo all'opposto. Quando non vediamo riconosciuti i nostri carismi, i nostri doni, le nostre potenzialità. Io sono un uomo di preghiera, io sono un uomo di zelo, non mi riconosco i carismi. Siamo dalla parte del maligno, non dalla parte di Cristo. È lo Spirito che manifesta i carismi, i quali non li dà nessuno permanentemente, ma le dà al momento opportuno, quando ci umiliamo, quando siamo di Cristo. Fratelli e sorelle, autonomia e mutua sottomissione. Due parole che voglio proporre a voi. Quando parliamo di autonomia, siamo sul lato del maligno. Quando parliamo invece di mutua sottomissione, incominciando dai capi che debbono scomparire per fare comparire gli altri, allora siamo nella via dello Spirito. Io ho finito. Amen. Signore, per questa sapienza, per questa unzione, per questi consigli che sono venuti dallo Spirito, dal cuore di Dio. Speriamo che ne facciamo tesoro, che comprendiamo davvero che siamo in una comunità santa. Dicevo Padre Matteo all'inizio, questa comunità della noce è la più bella e rimane la più bella e deve essere la più gioiosa. E deve continuare ad essere la testimonianza per tutti gli altri gruppi, come fu un tempo. Possa il Signore darci la gioia di unirci ad altri gruppi in preghiera e formare momenti di alta spiritualità e di comunione, di fraternità, nell'amore. Perché questo è il messaggio che oggi lo Spirito Santo ci dona attraverso Padre Matteo. Siate uniti nell'amore, perché nell'amore ritroverete la gioia di vivere e di stare gli uni accanto agli altri. E poi, perché no, lavatevi i piedi gli uni gli altri. Io ho scritto qui, e perché non farlo? Perché non farlo nel periodo della penitenza, quando ci avviciniamo alla Santa Pasqua, quando Gesù è nel deserto? Perché non formare tanti piccoli cenacoli nella comunità, in cui in ogni cenacolo
ovvero ognuno lava i piedi del fratello, perché non possiamo fare tutti insieme nella comunità, ma dividendoci in diversi cenacoli, una sera ognuno veramente possa lavare i piedi del fratello, perché quello è un sintomo, vero, autentico di amore. Mi pare che questa sia una bellissima novità che dobbiamo concretizzare, perché tutti possiamo realizzare la parola che oggi il Signore ci sta donando. Avete visto con quale, dolcezza il Signore si esprime anche quando ammonisce, che ammonisce e con dolcezza, con carità, con umiltà e amore. Ecco, fratelli e sorelle, ancora una volta cerchiamo di scomparire, anche nel parlare, scomparire, dire quello che bisogna dire e scomparire. E compito del pastorale è individuare i carismi degli altri e metterli in evidenza. Il gruppo è ricco di carismi, ma il pastorale non li sa, non li conosce. Quante persone hanno esperienze divine, locuzioni divine, quante persone hanno il dono delle guarigioni, il dono della liberazione, e non sono conosciute, non sono conosciute. Io ne conosco 4-5 persone che non vengono neanche menzionate, ma che sarebbero utili, utilissime, perché sono dotate da Dio. E chi è dotato da Dio lo nasconde, nasconde i doni di Dio. Compito del pastorale è individuare i carismi e farli emergere e scomparire, scomparire. Mi raccomando, cari del pastorale, scomparite. Non mi voglio vedere qua a parlare, a chiacchierare, mettermi in primo piano, niente. Scomparire, ma agire, agire, agire. E fare comparire gli altri, fare comparire gli altri. Il gruppo della noce è, noi diciamo, il primo dei gruppi. Dobbiamo prendere coscienza che siamo l'ultimo dei gruppi. Non dobbiamo coltivare così questa coscienza di essere i primi, no, anche questa è deleteria, ma di essere all'ultimo posto, di avere perduto la corsa. Chissà quanti altri gruppi sono avanti a noi, e noi che eravamo il primo gruppo abbiamo perduto la corsa. Per cui anche come coscienza globale di gruppo dobbiamo ritenerci all'ultimo posto, non al primo posto. Dico cose strane io stamattina, ma voglio essere un poco strano, ma veritiero nello spirito. Il testo che è venuto lo conosco bene, è i Proverbi, dove il Signore esorta, però è l'Antico Testamento, esorta ad essere umili, modesti, e a stare con Dio. Sono 10 proverbi diversi, ma tutti confacenti a quello che ho detto. Ma abbiamo bisogno non tanto del Vecchio Testamento, quanto del Nuovo Testamento. Anche questa è un'osservazione. Spesso noi usiamo il Vecchio Testamento, sempre. Sono pochi quelli che citano il Nuovo Testamento, ma ormai siamo nel Nuovo Testamento. Il Vangelo, Paolo, quante parole di Dio ci danno. Citiamo il Nuovo Testamento. Sì, usiamo pure i profeti, usiamo i salmi, usiamo i libri sapienziali,
ma preferiamo il Nuovo Testamento, perché nel Nuovo Testamento c'è Cristo che è comparso, ci ha dato la sua dottrina e rivive nella parola che egli stesso ha detto, nella parola riportata dagli apostoli.